E buongiorno, carissimi amici ed amiche, vi auguro buona domenica. E oggi ci sono delle, delle novità su cui di riflettere sul caso di Liliana De però in via preliminare devo, <ride> devo dire che vi ringrazio per i tanti commenti che mi fate, veramente a volte arrivano a 4 500 commenti che io non riesco nemmeno a seguirli tutti qualcuno mi ha colpito in particolare una persona che mi dice ma il video dura dura troppo qualcuno mi dice il video dura poco eh, io credo che il video duri quanto dura dura il momento delle, delle riflessioni alcune sono più brevi alcune sono molto lunghe però vi, evito di evitare, cioè, vi prego di evitare queste polemiche perché non è che ci, ci si può regolare eh, secondo così de, de, de un minutaggio eh, diciamo, eh, già precostituito. Si va, si va tutta libera secondo quelle che sono le proprie riflessioni. Allora stamattina, dato che io parlo di cose che nessuno parla, perché evidentemente mi sono convinto di avere queste esclusive nazionali perché non se ne parla da nessuna parte quindi abbiamo parlato dei casino nessuno ne parla abbiamo parlato di quei contatti molto sospetti uh, sull'interessamento del gran premio di Formula 1 di Abu Dhabi che potrebbe essere collegata a un giro di scommesse ora parliamo di un'altra esclusiva cioè Praticamente di un aggiornamento di, di note di una nota telefonica per quanto riguarda i telefoni. Ecco c'è una curiosità nella vita della coppia Sebastiano e Liliana. cioè questi, questi telefoni facili. A parte le schede telefoniche, parecchi numeri ma proprio apparecchi telefonici facilmente acquistati, facilmente dati anche. Ci sono polemiche in proposito su questi telefoni anche regalati. E eh, questo fatto è stato anche candidamente ammesso dallo stesso Sebastiano dicendo che lui si avvaleva insomma, di telefoni che lui chiama di seconda mano. Eh, e faceva anche il nome di questo suo amico, di questo suo amico tassista che gli, gli, gli procurava, eh, un certo Paolo Pisani, che non so nemmeno se è ancora suo amico, perché eh, sembra che, insomma, forse non lo sia più, però diciamo che non emerge come dire, nulla di di strano su questo fatto che certamente se uno ha un amico che ha la possibilità di, di procurare qualche telefono di seconda mano non c'è nulla di, di male ma la cosa che eh, desta l'attenzione su questo fatto qua è che c'è ad esempio una nota aggiornata nell'iPhone di Liliana Desinovic sia nel 2018 che nel 2021 relativo a Samsung e iPhone e volte per volte vicino. C'è indicato un numero di modifica delle quantità tipo iPhone 13 quantità 39, ad esempio. Ora, io non so esattamente cosa significhi: se significa una quantità relativa a questi telefoni, tenete presente che. Questa nota, l'ultima volta che è stata aggiornata nell'iPhone di Liliana, è stata aggiornata proprio in data 12 dicembre, quindi in quella famosa gita a Grado, proprio in quella famosa mattinata in cui lei eh, fa anche delle ripetute ricerche sul Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi. E fra le altre cose, aggiorna proprio questa nota riguarda gli iphone quindi fu sebastiano stesso ripete che differì insomma di, di avere spesso l'opportunità di avere questi telefoni ma non c'entra nulla questa questa cosa qui è soltanto una curiosità perché ci sta questo aggiornamento nel, nel profilo di Liliana con questi numeri che potrebbero eh, ricondurre a dei quantitativi. Quindi non si sa cosa pensare. È una pista che ovviamente gli inquirenti dovrebbero, dovrebbero approfondire perché è una cosa curiosa, potrebbe non significare niente potrebbe non significare niente ma potrebbe. potrebbe anche significare qualcosa potrebbe anche un aggiornamento di note riguardante samsung e iPhone potrebbe anche eh, differirsi a telefoni di dubbio origine eh, e potrebbe rappresentare anche questo una sorta di segreto di questa di questa, di questa vita parallela quindi è un'altra cosa che, un altro aspetto che bisognerebbe questi telefoni facili tutti questi numeri telefonici anche apparecchi telefonici è qualcosa, è qualcosa di strano noi non abbiamo certamente i mezzi investigativi però è una curiosità questa nota che viene aggiornata, vi ripeto nel telefono da liliana riguardando questi telefoni è qualcosa veramente che fa pensare e di cui ovviamente sono sicuro che nessuno nessuno ne parlerà e va bene non fa niente ne parliamo noi se avremo qualche altro elemento in proposito ora Quindi eh, emerge, emerge indubbiamente da tutto quello che ci siamo detti in questi giorni come la vita della, della Sinovic abbia viaggiato negli ultimi anni su un binario, ecco, un binario che è posta, cioè su, su, su un binario eh, che posta due assi paralleli ovviamente. E da un lato è quel, è, quel, è quel binario percorso da, per tanti anni con Sebastiano e da un lato c'è quel binario pericoloso percorso negli, negli ultimi anni con lo Serpin che in questi giorni io non lo vedo veramente completamente allo sbando perché è messo alle strette per quella incredibile telefonata del giorno 13 dicembre di 16 minuti, non risponde, poi dice di non ricordare niente, poi parla di mh, nebulosa, poi parla addirittura di qualcosa di comico, dice no vabbè ci siamo detti ciao amore ti amo per 16 minuti, ci siamo detti ciao amore ti amo per 16 minuti, ripeto, ci siamo detti ciao amore ti amo per 16 minuti, ecco, questo è quello che lui ci dice, questo è quello che dobbiamo ascoltare in da questo personaggio. Siamo alle comiche finali, alle comiche finali. Io ricordo che c'erano quelle comiche che andavano... Una volta in onda in tv prima del TG delle, de, de, delle 13 ci stavano quei 10-15 minuti delle comiche finali. Possibile che non ci si sveglia da questo sonno e bisogna ascoltare un signore, un anziano signore che dice, ma non si colta quella telefonata, ma, ma, ma sì, ma, ma ci siamo detti, ti amo amore, ti amo, ciao amore, ciao amore per 16 minuti. Invece, credo che la fine della Resinovich abbia effettivamente rappresentato il game, il game over, il game over per, per lui stesso, mettendolo definitivamente fuori da qualsiasi altra attività dopo quello che è successo. Purtroppo, purtroppo, la sua storia, così diciamo, questa sua storia è stata protetta in primis da, da Salvo e Gabriele e poi da tutti gli altri parenti e amici e quindi è stata alzata questa costina fumogena e la, la verità sta venendo a galla molto lentamente e allora noi non sappiamo quale tipo di, di interessi avessero in comune non lo possiamo dire, ma è certamente un fatto storico che era un'attività che portava addirittura la, la Resinovic a violare il lockdown per andare, non so, in zona cimiteriale o, non lo so, nella cantinola o qualcosa del genere e una volta andò male perché furono multati, no? Stiamo parlando del 2020, come sapete furono multati lì al centro di smistamento, come lo ha chiamato più volte lo, lo Serpin. E un periodo 2020 anche di lockdown totale o parziale che comunque la portava a girare per Trieste, su, in questi luoghi che non si chiamano alla, alla mente luoghi, diciamo, di appuntamento galante, ma richiamano alla mente lui di cose segrete, no? Lo si dice, lo mette in soffitta, lo nasconde nella cantinola. E, e, e quindi i problemi devono essere legati certamente a problemi debitori, credo io, non certamente creditori. E ce lo dice lo stesso Serpini più volte quando dice... Lei è morta probabilmente per difendere me o cose derivate da lui quando dice: Io la verità non la dirò nemmeno sotto tortura. E non parlo perché ho paura non per me, ma per i miei familiari. Capite? Familiari e quindi ci si domanda: qual è questo binario che riguarda lo Serpin? Eh, cosa c'entra ad esempio questi ultimi giorni il pomeriggio grado con questa compulsione per, per la Formula 1 per questo Gran Premio di Abu Dhabi che sembra una sciocchezza ma non lo è perché eh, lei non si era mai interessata di Gran Premio di Formula 1 quindi quel suo interessarsi potrebbe certamente essere legato a, a un tipo di di scommessa perché altrimenti non, una passione sportiva non è che ci, ci si inventa questa passione sportiva, sportiva da un momento all'altro, quindi eh, come pure scoprire la chiave di quella poi telefonata del giorno dopo. Perché vedete il problema è questo: il, 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 il giorno dopo, lunedì 13, ancora Liliana cede per sapere se. La vittoria di Verstappen fosse confermata o meno, perché c'era stato, vi ripeto, il ricorso della, della McLaren, il doppio ricorso della McLaren contro la vittoria che avrebbe, se accolto, consentito di cambiare tutto, cambiare la vittoria della gara e cambiare la vittoria del titolo, diciamo così. E chissà forse era stata una notizia negativa, per la stessa c'è che telefona poi siamo sempre al 13 telefona e fa quella lunga telefonata alla, allo Sterpin mai fatta così lunga nella quale secondo me io ci, ci, ci vedo, ci colgo tanta disperazione non so se è legata a questo mondo delle scommesse a, questo, a questa crisi debitoria chissà, io Penso, penso che è molto più probabile questo che credere a un 16 minuti di «Ciao amore, ti amo, ciao amore, ti amo, ciao amore, ti amo». Quello no, quello, vedete, lui confonde perché «Ciao amore, ti amo». Una volta si usava il grammofono, non è come adesso, no? ma si usava il giradeschi che poi ogni tanto si inceppava e faceva proprio così ad esempio, no? Se fosse stata una canzone avrebbe fatto ciao amore, ti amo, ciao amore, ti amo, ciao amore, ti amo, ciao amore, ti amo. E ripeteva all'infinito, anche per 16 minuti. Se qualcuno poi non alzava così la puntina e andava avanti. E questo è il grammofono rotto. Non si può prendere in giro la gente. Questa è la verità. Poi, proseguendo, abbiamo il giorno dopo un'altra telefonata più breve di un minuto e 36 secondi delle 8 e 22 anche quella altro che la wind non è vero di per sé che abbia detto wind o cose del genere perché lui stesso lo sapete ne dà ben tre versioni ben tre versioni e non siamo a ripeterci quali sono sono tre versioni del tutto differenti per cui almeno due per tre sono delle balle colossali poi, poi come dice pure il bunker me c'è una paranoia un, 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 una paura un qualcosa che scatta dopo che per un'ora un'ora e mezza un'amica un, un così non, non, non viene da te scatta una paura una paura di ciò che si conosce magari non uno, una paura di ciò che non si conosce e quindi il suo cosiddetto quasi immediatamente, dopo poche ore, da salvo, da salvo che per lui non lo so. E lui lo tira in ballo in ogni occasione. L'ha detto salvo, L ho parlato con Salvo. Salvo mi ha consigliato di andare il giorno dopo in questura a dire la storia d'amore. Salvo mi ha detto che c'è una sola cella telefonica. Eh, che copre da Via Verrocchio al Boschetto e quindi non si possono vedere i movimenti, me l'ha detto Salvo. Con Salvo abbiamo parlato di dove fare le ricerche, con Salvo abbiamo, abbiamo deciso eh, che doveva andare in questura il giorno 5 gennaio a dire dove, dove, dovevano, dove dovevano cercare. Lo stesso Salvo eh, telefona tre Treeste Prima, al direttore, il giorno 4 a dire ma le ricerche potrebbero essere andate lì, quindi quasi compulsando questi giornalisti della, della TV locale eh, a, ad andare a vedere e questo direttore cerca anche di andare, poi magari giunge tardi sul posto e quindi eh, rimanda queste ricerche e poi lo Serpino è costretto quindi il giorno dopo ad andare in questura. Quindi il ruolo... Il ruolo di, 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 di Salvo e, e Gabriella è un ruolo veramente strano. E, però eh, consentitevi anche di dire che trovo anche molto grave quello che, che è emerso a questo grado quando il generale Garofano dice che eh, come consulente ha trovato una traccia di DNA sui pantaloni della povera Liliana, adesso, adesso su questi deperti così dopo 21 mesi, a parte che sicuramente sarà da contaminazione proprio ci metterei la mano sul fuoco, figurati. Ma quant'anche non fosse da contaminazione, però lo trovo grave. Trovo grave che oggi a 21 mesi si abbiano a isolare profili di DNA sui, sui vestiti che aveva la, la donna. E allora mi chiedo, ma non era una cosa che si doveva fare nell'immediatezza questa? Com'è che emergono questi, questi dati? Come? Ma comunque, chiusa questa parentesi. Io credo che il ruolo di, di Salve Gabriella, stavamo dicendo, è veramente, veramente importante perché presuppone una conoscenza e un'amicizia che eh, all'inizio venne, venne negata sicuramente. Eh, ricordo quell'episodio in cui quel pomeriggio del 14 quando mh, telefonava a Stelpin che la stessa Gabriella disse questo numero squillava, io ho guardato Salvo che mi ha fatto cenno così con gli occhi per dire sì sì, quello è il numero di, di Sterpini. Allora è un numero che lui conosceva già a memoria e, e poi eh, si, si racconta di no io così lo conoscevo di vista, non sapevo, era una vecchia gloria. Invece il legame era molto, molto, molto più stretto. Eh, lo si vede anche successivamente. poi. Dopodiché, dopodiché si ha buon gioco che eh, loro, loro tre eh, facilmente convincono Sergio, Sil Silvia, Pino, Laura, Adriano col marito e alla fine anche di Sulio a convogliare su una posizione di chiusura, di accusa, perché sono tutti legati da una forma di, di silenzio. Pensate che all'inizio di questa storia, quando la Resinovic era ancora una donna scomparsa, quindi quasi tutto il mese di dicembre, Serpini non compare. Tempino non compare, viene tenuto eh, isolato, viene tenuto eh, nascosto. E poi, poi entra in scena, entra in scena timidamente, man mano, verso fine dicembre, i primi giorni di gennaio, con clamorosamente quel summit che abbiamo detto del 3 di gennaio eh, al, al boschetto, lì al posto delle fragole. Salvo che, come ho detto, chiamatele le quattro per cercare che essi vadano in questa, in questa zona del boschetto. Il giorno 5 poi lo Serpine che è costretto a segnalare la zona dove cercare dopo, dopo aver, detto, aver parlato lungamente di sacchi neri o di sacchi della spazzatura per meglio dire. Sotto un mio video, come osserva l'amica Ginevra, osserva un'altra cosa molto interessante. Che il 23 dicembre mi scrive Gabriella. Dopo la perquisizione della polizia, nota eh, stranamente quella famosa borsa con le mappe e Gabriella ne controlla il contenuto e si sorprende si sorprende fortemente di non trovare in esse le chiavi di casa. Allora questa mia amica dice ma questa sorpresa di Gabriella di non trovare in questa borsa le chiavi di casa perché è una sorpresa? Per quale motivo? Visto che giustamente la donna il 23 di dicembre era una donna scomparsa e eh, quando era uscita era uscita chiudendo a chiave la posta quindi essendo una donna scomparsa le, le chiavi legittimamente teoricamente in quella data poteva uh, poteva potevano e dovevano stare con la stessa desinovic invece no già il 23 di dicembre ad esempio abbiamo la meraviglia di gabriella di non trovare le chiavi in quella borsa ma perché presuppose che lei fosse andata via senza le chiavi, visto che la posta era stata chiusa a chiavi. Questo veramente è qualcosa che mi, mi ha segnalato questa amica a Ginevra, che, eh, che io diciamo, condivido. Diciamo, eh. Quindi da tutto questo ragionamento cosa emerge? Che almeno dal 2016-2017 in poi c'è stata questa vita parallela ci sono stati questi due binari da un lato Sebastiano con le gite, le foto, la bella vita i casinò, i commerci vari ammessi dallo stesso Sebastiano no? i mercatini le, le cose i quadri eh, anche questi versamenti sospetti sulle post pay la presenza di cash esagerato questa cosa che bisogna approfondire su questa nota de dei cellulari, diciamo, questo e forse altro che non sapremo mai: è un mondo nel quale legittimamente hanno vissuto Sebastiano e, e Liliano che aveva permesso loro di fare una, una vita con certi standard. Però poi c'è l'altro lato, l'altro binario che è quello che si instaura di fatto il 2020-2021 con SERPEN perché prima di allora noi abbiamo trovato anni 2016, 2017, 2018 eccetera dei contatti, li abbiamo trovati dei contatti telefonici anche qualche messaggio ma del tutto di ordine amicale ma soprattutto saltuario e che i contatti si sono intensificati dopo cioè a inizio periodo covid, eh, che, ha, che mise in crisi no, soprattutto la, la liquidità no, di tutti, di noi tutti. E da allora che iniziarono di più diciamo, le frequentazioni, le telefonate, eh, le violazioni addirittura, ripeto, del, del lockdown per, per vedersi, eh, ma non certamente per amore. Per qualcosa di interesse che li teneva uniti e Liliana non si tirava indietro su queste cose. Eh, certamente, in quel tempo lì non poteva trattarsi di, di veri e propri commerci, ma posso desumere che potesse essere movimenti di ordine finanziario, non lo so, saranno investimenti, prestiti, scommesse. Noi, questo non lo possiamo sapere. Sono solo, vi ripeto, delle vaghe supposizioni e eh, saranno gli inquirenti. Speriamo che gli inquirenti trovino la chiave eh, adatta, ma è un fatto storico che poi, in quel dicembre 2021, eh, l'iliana del Signore ci va a sbattere. E se noi consideriamo il focus sugli ultimi tre giorni, gli ultimi tre giorni sono veramente incredibili. Abbiamo quel quella gita a grado con quella ricerca compulsiva del, di questa Formula 1, abbiamo il lunedì 13, sempre con questa ricerca della Formula 1, abbiamo, eh, abbiamo la, la, la telefonata di 16 minuti, eh, eh, drammatica, e poi, e poi con lo spin che... che Cerca di negarla, non l'ha mai detta per 21 mesi, poi messo alle strette: no, è nebulosa, nebulosa, non lo so, non lo so, non so niente. E poi ciao amore, ciao amore, ti amo forse per 16 minuti. Lui voleva che questa telefonata non venisse mai a galla e non sa cosa dire, non può giustificare quei 16 minuti. Forse è lì il passaggio chiave, forse è lì che si è decisa veramente la, 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 la vita di questa eh, persona. Eh, poi c'è il pomeriggio di quel 13 di dicembre in Slovenia, eh, alle saune, al, al Casinò Isola, quelle sue ricerche. Di come cancellare i numeri già cancellati sull'iPhone, cose strane, la cronaca romana, la consultazione della mail e la consultazione dell'hotel Cloud, quel famoso hotel Cloud. E, e poi quella scena dei rumeni con lei, con quella faccia da brividi, quella faccia di, 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 di resa, di stanchezza, di preoccupazione. E la cosa che giunge pure strana è che dopo quella lunga telefonata di 13, del 13 dicembre, di 16 minuti, Starpin non fa più nulla. Vedete, non la chiama, non la messaggia, nulla, proprio non fa più nulla. E anche in relazione a quel suo messaggio, che fa vedere di Liliana, eh, che dice in relax pensando a domani AM, che tra l'altro non risulta, non risulta dalla perizia informatica, però anche in relazione, mettendo che sia vera, autentico questo messaggio, ma anche in relazione a questo messaggio, in relax, pensando a domani a M, che lui traduce come amore mio, ma diciamo, e proprio i gossip gli va presso, però anche che fosse vero, lui anche a questo messaggio non risponde nulla. Ma voi immaginate, no? Immagina dopo una lunga telefonata di 16 minuti che ti amo amore mio, ti amo amore mio, mettiamo che questa follia proprio, que questa barzelletta, questa presa in giro fosse vera, ti amo amore mio, per 16 minuti, poi lei ti scrive in relac, pensando a domani amore mio, te lo scrive e lui non replica nulla, non è che manda un cuoricino, un bacino, ok va bene, ah va domani, niente, niente. Possibile. Voi pensate possibile che non abbia avuto riscontro. Questo in relax Pensando a domani, a M. Altro che Selax altro pensando a domani. E poi poi la, 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 la mattina la mattina del giorno successivo. Lei esce. Altro che Wind. Abbiamo, abbiamo che lei va incontro al suo eh, destino. Eh, questo, questo è, è l'altro mondo parallelo che, che ha vissuto Dresinovich. E in tutto ciò, se Sebastiano, molti mi chiedono, ma allora Sebastiano, io credo indubbiamente che Sebastiano... Eh, non potesse essere all'oscuro completamente di quest'altro mondo, non poteva non sapere, certamente non era d'accordo, non poteva condividere, non partecipava anche lui a questo, questo mondo parallelo. Anzi, lui cercava un alibi per non pagare colpe evidentemente non, non sue, cercava un alibi perché ciò che voleva fare Liliana lo faceva. Lo faceva prescindere da lui, erano eh, dei patti di libertà loro interna, lei durante la settimana faceva quello che voleva e lui non poteva impedirlo, certamente non era d'accordo, magari avranno anche discusso tante volte sull'opportunità che lei si interessasse ad altro con Serpin, ma eh, ognuno viveva a modo suo, ecco. Eh, e quindi credo che lui si si posti dentro uno scrupolo Sebastiano di non aver fatto tutto ciò che magari avrebbe potuto fare forse lui avrebbe potuto salvarla se si fosse comportato in un altro modo oggi non ha interesse vedete a dire di più perché un'eventuale inchiesta seria in tal senso economico farebbe venire fuori cose poco chiare che magari poi vanno a riguardare anche lui, eh, per cui questa situazione di stallo può essere rotta solo dagli inquirenti. Quindi in tutto, ciò, eh, in tutto ciò, quello che io mi auguro e concludo è che si vada avanti su questa pista che praticamente rappresenta una esclusiva nazionale, perché voi accendete la tv, che cosa si parla? Delle solde. Stupidate che non c'entrano niente. Per cui il mio appello è per favore, finalmente togliete di mezzo la parola amore, finiamola di chiamare amante a questo personaggio, a questo signore. Perché chiamare amante a questo personaggio è un insulto, innanzitutto, alla vostra intelligenza che ascoltate, veramente un insulto è anche un'offesa postuma alla Resinovich, che non può difendersi da tutta questa questa cosa, non può smentire questa squallida storia che è stata eh, costruita come paravento. E andiamo verso la verità, perché solo la verità rende liberi e rende giustizia effettiva qualsiasi essa sia quindi buona domenica ancora amici miei condividete questo video con tutti vi voglio bene un abbraccio a tutti quanti voi